Offre un mix di opportunità, di svago e di approfondimento sul tema della nostra montagna, che è la parte più fragile del nostro territorio, ma è anche uno degli elementi su cui fare leva per tentare di far conoscere di più il territorio pordenonese e di promuovere anche lo sviluppo turistico. E pochi sanno ancora, secondo me, che le Dolomiti pordenonesi, insieme a tutto il comprensorio dolomitico, quindi quello trentino, quello veneto e una parte piccolina di quello udinese, sono stati riconosciuti patrimonio dell'umanità. Beh, questo riconoscimento non può essere solo una medaglia che ci appuntiamo al petto, ma deve essere invece un elemento sul quale agire per tentare di portare qui il turismo morbido, sicuramente non il turismo di massa, ma un turismo interessato. Noi abbiamo organizzato una serie di convegni, di attività collaterali e anche di offerte turistiche che sono facilmente consultabili per far riscoprire la nostra montagna. Penso per esempio non solamente alle attività ludiche, ai concerti o alle iniziative culturali, ma anche ad una serie di approfondimenti che riguardano il fare impresa in montagna e quindi come legare questa ricchezza che abbiamo dal punto di vista paesaggistico e naturalistico al creare imprese legate a questi settori e dall'altro attraverso proprio lo studio che stiamo continuando a fare sulle politiche abitative della nostra provincia, anche come riaprire i tanti immobili che oggi sono chiusi in montagna e che possono essere un approdo per i turisti che vengono da fuori, ma anche ovviamente per i pordenonesi. Si tratta di una partita complicata. In altre regioni o anche in stati a noi vicini, penso all'Austria, la valorizzazione del patrimonio naturalistico immobiliare è stato fatto già tanti anni fa con grandi risultati. In Austria sono località molto meno belle delle nostre che però hanno avuto un grande sviluppo. Noi iniziamo magari più tardi, però la provincia su questo ha sempre insistito, con poche risorse, consapevole del momento difficile, ma non dobbiamo assolutamente mollare la presa. Beh, io ho un'idea. Il primo sarebbe quello di creare una cabina unica di regia della promozione territoriale. Qui tutti si inventano la promozione turistica, i comuni, le pro loco, la provincia, la regione, enti intermedi che si sono creati, i parchi. Invece occorrerebbe una piccola cabina di regia unificata, puntando sul fatto che siamo un piccolo territorio che ci conosciamo, che siamo in grado in tempi molto rapidi di mettere insieme risorse, energie e potenzialità e quindi avendo un'unica regia potremo promuovere bene tutto il nostro territorio. Non possiamo avere una promozione della montagna, che ne so, dalla Valcellina, distaccata da quella della Val d'Arzino, distaccata da quella della pianura o magari dal Piancavallo. Occorre offrire un pacchetto completo. Abbiamo una vocazione che è industriale, che purtroppo oggi sta arrancando, ma che non dobbiamo abbandonare. Contestualmente dobbiamo puntare anche sul turismo, che, ripeto, è diventato un punto di forza in molte altre regioni e anche in altri stati, promuovendo Valvasone, Sestoregane e Cordovado insieme alla nostra montagna. Dobbiamo puntare sulla ricettività e quindi fare in modo che il turista trovi ciò di cui ha bisogno, sapendo che abbiamo delle bellezze paesaggistiche e naturalistiche che sono, non sono seconde a nessuno. Basti pensare, ripeto, che sono state riconosciute patrimonio dell'umanità. Per esempio, le nostre montagne sono state ritenute un unicum mondiale per la stratigrafia, cioè già il fatto di poter chiamare scienziati e studiosi a visitarle significa che queste persone visiteranno un posto che non ha uguali al mondo. Però ovviamente dobbiamo puntare molto su questo riconoscimento. La sfortuna è che questo riconoscimento, questo premio che abbiamo ricevuto avviene in un momento di grande restringimento delle disponibilità economiche, quindi diventa anche difficile poterlo fare, ma a maggior ragione, si torna al punto di prima, unificare, fare sinergia tra i diversi soggetti per cercare di amplificare questo messaggio.